Io voglio, prima di raccontare la verità tutta, io voglio mettere le cose chiare. Ecco, mia madre dice, se la gente ti chiede cosa fai, tu devi dire che fai il botanico. Ma non è vero. Io non faccio il botanico. Chi non lo sa mi guarda, lo capisce. Io sono cerebro leso. Io muovo la testa, io mu muovo le mani, io muovo i piedi. Così, ecco, io faccio il massimo, ma non ho l'istruzione, non posso dire io faccio il botanico, io faccio l'ortolano, curo l'orto del papà, curo l'orto della mamma. Ecco, io voglio raccontare ora la verità tutta. Io non volevo fare male al bambino, quello che poi è morto, ma è risorto. Però lui mi ha riso davanti a tutti e non doveva. Ecco, non doveva. Ma tu non eri nel tuo orto, mio padre ha detto, vero? Io non ero nel mio orto, ma i fiori, papà, sono i fiori. Qui sono i fiori, lì sono i fiori. Ma tu non eri in casa tua, mio padre ha detto. Vero? Io non ero dentro nella casa, ero fuori nel giardino della signora. Non ricordo mai quel nome. Che mi aveva detto di andare nel giardino perché c'erano le rose che erano malate. Beatrice, la signora Beatrice. Io sono andato nel giardino a vedere le rose bianche che erano malate. E tu non devi parlare coi fiori degli altri. Tu devi parlare solo coi fiori del tuo orto. Ma perché? I fiori, papà, sono i fiori. Io parlo coi fiori qui, io parlo coi fiori lì. Hanno bisogno, papà, i fiori. Bisogno di che cosa? Bisogno di che cosa? Mio padre non capisce. Di parlare, papà, hanno bisogno di parlare. La gente che vive dentro non vive fuori. I fiori dentro i vasi sono tagliati, no, non possono parlare. La signora vive dentro, non sa parlare, perciò mi ha detto di andare a vedere le rose malate. Capito, papà? Io stavo cucciato a parlare con i fiori malati. Non ero solo, c'erano anche la bambina gialla, la bambina nera, il gatto grande, il gatto piccolo e poi arriva lui, il bambino rosso.
e mi ride. Davanti a tutti, davanti alla bambina gialla, davanti alla bambina nera, davanti al gatto grande, davanti al gatto piccolo, davanti ai fiori, papà. E tu l'hai ammazzato per questo. Io non volevo, io l'ho spinto, lui è caduto nella fontana. L'hai spinto nella fontana e l'hai ammazzato. Ma poi è risorto. Di ciò ringrazia bambino Gesù, ma intanto la tua anima è nera. Devi dare retta a me, devi dare retta alla mamma se non vuoi bruciare nell'inferno. Grazie Gesù, però io ora devo dire la verità tutta. Il bambino rosso mi ha riso davanti a tutti. E poi mi ha detto: Mongolino a me, Mongolino davanti a tutti. Ma io non sono Mongolino, io sono Cerebro Leso. Chiedete al mio angelo custode. I mongolini non hanno l'anima e non hanno l'angelo. Ciao. Diceva Savonarola che se un bambino domanda a un uomo saggio: come intendi che sia un angelo? Quadro, tondo, grande, piccolino? Il saggio deve rispondere: non si può sapere, perché eccede il termine dello tuo intelletto. Hanno fatto credere a Silvano che il bambino caduto nella fontana era morto. Che bisogno c'era? E gli hanno fatto credere che i mongolini non hanno l'anima. Che bisogno c'era? Gli ho detto che hanno l'anima e hanno l'angelo, perché sono come noi. Silvano era molto contento.